ciao a tutti ragazzi, un'altra giornata da reclusi in casa è passata. Oggi volevo farvi vedere un brevissimo video dove volevo farvi vedere queste due piantine, questi due mini bonsai che sto facendo. Cioè, guardate, sono minuscoli. Questo è il verso giusto, guardare così con la radice che c'è qua davanti. E questo è così. Poi dovrò ancora decidere se farlo andare in questa o in questa direzione. Ma comunque questo, diciamo, non è tanto il protagonista di oggi, perché il protagonista è questo. Questo è il protagonista perché ho preso dalle mie aiuole, che ho del porfido, che è questi sassetti qua, perché volevo mettergli una pietra. Adesso vediamo bene dove metterla e quale ci sta meglio. Andiamo a vedere che pietra ho preso. Le varie forme sono queste tre qui. Questa è un po' fusolata, così bisogna guardarle più o meno come potrebbero essere messe. Questa è molto appiattita e questa è una piccola pietra, può stare messa così più o meno. Allora, proviamo a vedere un attimo. Allora, tenendo conto delle dimensioni, che sono veramente piccole, non so perché ha sfocato. Pensavo di metterla qua dietro dove c'era il muschio prima, che sono andato a togliere. Proviamo un attimo questa. Questa ci potrebbe anche stare, magari messa così, che sembra proprio che sia cresciuto vicino a una parete rocciosa. Vediamo un attimo. Potrebbe, se no proviamo a vedere questa. Ok, questa ci sta già decisamente meglio. Vedere se la giriamo. No, se la giriamo no, meglio di no. Ma così ci potrebbe anche stare. Ovviamente andrò a infossarla un pochettino, tipo così sarà. Secondo me ci sta. Vediamo se riesco a infossarla. Prendo le forbici e gli faccio tipo lo scavetto. Vediamo se riesco senza rovinare troppo le radici. Ok, vedere com'era così. Potrebbe anche essere un peletto più in qua. Stiamo attenti a non rovinare proprio troppo le radici. Secondo me così ci potrebbe anche stare. Il problema è che salta fuori. Comunque, come idea ci può stare, secondo me. È una cosa carina, carina da vedere. Dovreste vederlo così praticamente. Secondo me ci sta, molto carino. C'ha il suo perché. Secondo me ci può stare. Questo è il dietro, perché è la zona più piatta. Secondo me così è carino, mi piace. E deve, secondo me quello è a posto. Vediamo questo, se eventualmente ci può stare qualche sassetto. Allora,
Questo quasi quasi. Questo forse è un po' grandino. Eventualmente è così, perché da parte di là sinceramente era più bella, però ci sta, diciamo così, messo così, ci sta più saldo. È più la sua come posizione nel vaso ci sta meglio. Mi sa che così, questo qua lo togliamo. Questo, vediamo se riusciamo a... Dovrò metterci un po' di terra. Intanto andiamo a vedere se riesco a rimettere un po' di muschio qua dietro. Ok, è già più fisso. Come idea mi piace, molto carino. Questo è veramente, mi è venuto, questo mi piace un sacco, questo qua, come è venuto. Poi qua dovrò far crescere dei rami ancora, stanno crescendo qua, qua e qui sopra, in modo da farli venire qua e fare più una chioma più grande, più aperta. Niente, questi qui sono i miei due mini bonsai, volevo mostrarvi una robetta così carina da provare a fare. Guardate, guardate che piccoli che sono. Sono minuscoli. Niente, per questo video è tutto. Io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e condividere a tutti quanti. Mini bonsai. Ciao.